tema particolare, anche forse più di carattere amministrativo piuttosto che politico, legato agli obiettivi che l'amministrazione assegna alle partecipate, in particolar modo agli amministratori delle partecipate, nel senso che il raggiungimento di questo obiettivo è legato al 50% del compenso dell'amministratore, di questi obiettivi, più di uno. Devono essere obiettivi però strategici, dovrebbero essere obiettivi che tendono al miglioramento della qualità dei servizi, quindi a far crescere l'azienda oltre quello che è l'ordinario. Il percorso seguito c'è nell'atto deliberativo, c'era poco chiaro, nel senso che ci è sembrato che il Comune recepisse quelli che erano gli obiettivi proposti dalle stesse partecipate, non ci sia stato un contraddittorio in tal senso, perché alcuni obiettivi rasentano quella che è la normale amministrazione e non quel qualcosa in più per cui diciamo si innalza la qualità del servizio all'utenza, soprattutto questa era la nostra preoccupazione. Quindi ecco, diciamo che si è scesi anche nello specifico, nell'analizzare i singoli obiettivi per cercare di capire se per il futuro, e in questo abbiamo trovato un'apertura da parte dell'assessore Giuliani, assessore alle partecipate, di riorganizzazione del sistema, perché ha, diciamo, alcune nostre osservazioni sono state recepite in modo collaborativo. L'aspetto importante di questa giornata è stato un approfondimento su tutto quello che è stato il mondo delle partecipate, quindi legato a questo aspetto, si è tornati indietro ai contratti, si sono esaminati i regolamenti, quindi una commissione del Presidente Palumbo proficua. È stata una commissione molto proficua, noi abbiamo accolto in maniera molto positiva e positivo il lavoro che sta facendo l'assessore, nel quale lei ha relazionato sul fatto che sarà fatto un regolamento e sarà disciplinato in maniera anche più organica questa nuova mission che si è posta. Abbiamo fatto delle proposte, noi abbiamo fatto una proposta di attuare e di poter avere un obiettivo trasversale e realizzabile in maniera su tutte le partecipate. Il nostro obiettivo è quello di porci degli obiettivi strategici abbastanza realizzabili, appunto, e misurabili, e devono essere anche degli obiettivi dove concorre la partecipazione anche dei dipendenti, tutti i dipendenti, perché comunque gli obiettivi in questa particolare commissione si è aggiunti alla conclusione che sono predisposti anche soprattutto a livello gestionale. Concorreranno gli assessori, concorreranno gli amministratori nella decisione di realizzare questi obiettivi.